con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota e io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non arriva più qualcuno dei miei. Tutta quella gente che ti grida non ti fermare. E tu che mi vuoi lasciare. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il ciclismo alla radio. Carlo Gugliotta in voce con voi come ogni martedì dalle 18.30 fino alle 19.30 con Ultimo Chilometro, la trasmissione radiofonica interamente dedicata al mondo del ciclismo che vi fa compagnia per l'appunto ogni martedì in diretta, streaming attraverso il sito www.bikelive.it, attraverso la piattaforma spreaker.com tramite la quale è possibile poi cercare e trovare Ultimo Chilometro e in replica su YouTube per tutti coloro che hanno voglia di riascoltarci durante la settimana o semplicemente per coloro che non avessero potuto seguire la diretta. Ho fatto prendere un colpo a tutti gli ascoltatori di Ultimo Chilometro perché, come dire, uscendo anche un po' fuori dal ciclismo, io ho scritto: ma se stasera parlassimo di Sanremo, no, assolutamente non è mia intenzione parlare di Sanremo, ma anzi è mia intenzione iniziare questa puntata ricordando una grande persona, oltre che un grande corridore, ovvero Franco Ballerini. Insomma, sono 7 anni che ci ha lasciato e io questa mattina ho condiviso sul nostro gruppo di Facebook "Io ascolto il ciclismo alla radio, Ultimo Chilometro" su bikelive.it, al quale vi invito chiaramente a iscrivervi. Ho condiviso il post del direttore sportivo della Wilier Triestina Southeast, ovvero Luca Scinto, che ha postato sulla propria pagina una foto di Franco Ballerini con la famosa maglietta con su scritto "Merci Roubaix", e Luca Scinto ha scritto: "Te ne sei andato 7 anni fa in una mattina come questa, fredda, uggiosa. 7 anni senza di te sono tanti, un campione in bicicletta ma soprattutto nella vita, ed è questo ciò che conta di più. Caro Franco, ovunque tu sia, spero che tu stia bene e che tu possa essere orgoglioso di me. Mi manchi." Queste sono le parole di Luca Scinto, alle quali credo che non bisogna aggiungere nient'altro per ricordare Franco Ballerini.
interagite con noi attraverso il nostro gruppo di Facebook. Io ascolto il ciclismo alla radio, ultimo chilometro su bikelive.it, anche perché tramite il gruppo sarà possibile poi rivolgere delle domande ai nostri tanti, tantissimi ascoltatori. Quindi tranquilli, non parliamo di Sanremo perché insomma manca ancora più di un mese alla Milano-Sanremo, quindi non vedo il motivo per il quale noi dovremmo parlarne. No, scusate, ma è la regia che mi fa gli scherzi. Io ho parlato di Milano-Sanremo prima della diretta, non ho parlato di Sanremo. Ah, il nostro regista mi fa notare, perché ecco, c'era un nostro ascoltatore, ora non mi ricordo chi, che ha chiesto sul nostro gruppo: ma chi è che conduce Sanremo quest'anno? Lo conduce Carlo Conti. Allora, siccome Carlo Conti è a Sanremo, invece Carlo Gugliotta è qui, però Carlo Gugliotta nel fine settimana sarà alla Iguaglia, la quale è attaccata a Sanremo, quindi insomma... vado lì un po' per prepararmi in occasione della Milano-Sanremo, che quest'anno si svolgerà il 19 di marzo, quindi manca ancora un mese e mezzo, però basta. Proviamo a crederci e poi vedremo, se viene voglia di cantare canteremo. E niente, abbiamo dovuto ascoltarlo per forza sto Sanremo e Sanremo, perché sennò il nostro regista non è contento. No, ma vabbè, io dico, no, bisogna preparare la Milano-Sanremo. C'è poi una piccola frattura, vediamo un po' se riuscirà a chiudere, se riuscirà. Oh, questa è la Sanremo che mi piace. Risentiamo, risentiamo. Attenzione Gianluca Brambilla, caduta di Gianluca Brambilla. Proprio la caduta di Brambilla, c'è anche Buanni, occhio a Buanni. Attenzione, mi sembra Debuscher che ha lanciato lo sprint con Grevan Avermaet sulla sua ruota, siamo a 200 metri dal traguardo. Buanni ormai in vista del traguardo, salto di catena per Buanni, è fuori dai giochi, rischia di essere fuori dai giochi in SR Buanni con De Mar. Arnaud De Mar, questo è stato l'arrivo trionfale, come avete potuto ascoltare, di Arnaud De Mar, che lo scorso anno si impose sul traguardo di Sanremo. E quindi insomma è stata un po' una vittoria a sorpresa, ma quante volte la Milano-Sanremo ci ha regalato delle sorprese importanti, molto molto importanti. Basti pensare semplicemente alla vittoria di Gerald Ciolek in quella che è stata un po' la Milano-Sanremo che resterà alla storia per la neve, per il freddo, per la corsa interrotta, no? Come dire, c'è stata una sorta di primo tempo e di secondo tempo. Sei alla Iguaglia, bene bene, ci vediamo lì, ci scrive Matteo che verrà alla Iguaglia direttamente dalla Finlandia, non so anche se verrà anche lui, magari anche con la scusa di vedere un po' Sanremo, no? A parte gli scherzi, voglio un tuo pronostico secco per domenica alla Iguaglia. Ragazzi, io cosa vi dico? Se devo fare un nome secco ad oggi, il nome più accreditato è quello di Diego Ulissi, che potrebbe realizzare una bella doppietta secondo me. Dopo la vittoria ad Onoratico, ha tutte le carte in regola, a mio modo di vedere, il campioncino toscano, per vincere anche domenica sul traguardo di La Iguaglia. È comunque una corsa che è nelle gambe, nelle corde di Diego Ulissi. Domenica ha fatto un numero eccezionale Ulissi, ha fatto un numero eccezionale tutta la UAE Abu Dhabi, questa squadra che sostituisce la Lampre, e quindi ragazzi io ho un pronostico per domenica, lo dico, secondo me Diego Ulissi potrebbe, perché no, provare a fare il bis. Saluto anche Andrea che domenica sotto la pioggia ad Onoratico mi ha dato un passaggio sotto l'ombrello riparandomi per un po' dall'acqua. Un saluto anche ad Antonio e anche al collega Valerio, collega della Wheeler Southeast, squadra della Wheeler Selle Italia. Tra l'altro, per l'appunto, la Wheeler Selle Italia è stata proprio una delle squadre protagoniste di domenica con il secondo posto di Manuel Belletti. Continuate a scriverci, continuate a seguirci, mi raccomando, a scriverci attraverso il nostro gruppo di Facebook, Io ascolto il ciclismo alla radio, ultimo chilometro, su bikelive.it.
prima di andare avanti però con la nostra scaletta, io vorrei fare, visto che anche per questo 2017 andiamo in onda, tra l'altro per il settimo anno consecutivo, quindi nella storia della radiofonia italiana io credo che un piccolo primato anche noi ce l'abbiamo, non solo perché siamo l'unica trasmissione radiofonica in Italia che tutto il mondo parla, o meglio l'unica trasmissione in Italia che parla del mondo del ciclismo lungo tutto l'anno, io vorrei ringraziare il nostro sponsor principale, perché loro ci aiutano ad andare in onda ogni martedì e soprattutto lo fanno con la passione e con il cuore di tutte quelle persone che sono appassionate di ciclismo. Io voglio salutare gli amici della Vidia Gourmet. Questa azienda produttrice è partita come un'azienda produttrice solo ed esclusivamente di vetro e di etichette per uso alimentare. Adesso invece la Vidia, già dall'anno scorso, realizza anche olio extravergine di oliva, tutto di prima qualità, e anche le creme e i sottoli da poter utilizzare per i vostri piatti. Ci sono tantissime creme, ad esempio quella al tartufo. Oggi io mi sono deliziato un po' in cucina, mi sono voluto un po' sbizzarrire visto che avevo un po' di tempo, una cosa molto rara, e ho preparato un risotto con la crema di tartufo Vidia e vi posso dire che si sente, si è sentito il profumo per casa fino alle 4 del pomeriggio. Ragazzi, i prodotti Vidia Gourmet sono realizzati esclusivamente con prodotti dell'Agro Pontino. In particolare io vi consiglio l'olio extravergine di oliva Vidia, per l'appunto che è realizzato solo ed esclusivamente con olive dell'Agro Pontino. Tutto con prodotti di prima qualità, ma soprattutto sono anche delle bottiglie, dei vasetti per quanto riguarda le creme e i sottoli, molto molto belli da vedere, per l'appunto perché la Vidia produce tutto, produce il vetro, l'etichetta e anche il contenuto. Quindi, come dire, vi rivolgete a un'azienda che produce tutto. Allora, come potete fare per acquistare i loro prodotti? Avete due opportunità. La prima, che forse è quella più semplice, è quella di contattare direttamente Vidia Gourmet attraverso il numero di telefono, lo 0773-632619. Chiaramente ci sono degli sconti per chi chiama a nome di Ultimo Chilometro, quindi quando chiamate presentatevi a nome di Ultimo Chilometro. 0773-632619, l'azienda ha sede a Latina, quindi insomma voi potete chiamare, vi potete mettere d'accordo direttamente con l'azienda per la spedizione dei prodotti direttamente a casa. Ripeto, c'è uno sconto per chi chiama a nome di Ultimo Chilometro. Se siete a Roma o nei dintorni di Roma e non vi va di aspettare che il pacco vi arrivi a casa, potete tranquillamente andare al Cycling Café, che è un rivenditore autorizzato Vidia. Il Cycling Café si trova a Ciampino, quindi voi potete recarvi tranquillamente lì e acquistare i prodotti. Tra l'altro il Cycling Café è anche un prodotto rivoluzionario perché è un bar con la ciclo officina, quindi potete anche acquistare i vostri prodotti per andare in bicicletta. Quindi al Cycling Café di Ciampino, a via Firenze numero 106, anche lì potete acquistare i prodotti Vidia. Per tutti gli altri, anche coloro che ci ascoltano dall'estero, mi raccomando, provate l'olio extravergine di oliva Vidia oppure le creme, ricordiamoci sono le creme al tartufo, alle olive nere, alle olive verdi, ai carciofi, ci sono tutti i prodotti sott'olio, gli oli aromatizzati, attenzione, ci sono quelli al peperoncino, quelli insomma di diversi tipi. Mi raccomando, se volete acquistare i prodotti Vidia, telefonate, fate una telefonata a questo numero di telefono, lo 0773-632619. Ricordate il nostro slogan, che il vetro è purezza, il vetro è Vidia. Aspetta un momento, corre prima fila.
terra mi ha guardato e ci sta. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone. Oh ragazzi, io nel frattempo ho visto che oggi Riccardo Magrini ha ripreso la patente, quindi magari nelle prossime settimane torneremo a sentirlo. Nel frattempo noi andiamo avanti con la nostra trasmissione e sono felice di salutare, perché abbiamo in collegamento telefonico con noi, per le Fiamme Oro, Nicola Assuntore. Ciao Nicola, benvenuto a Ultimo Chilometro. Ciao caro, come stai? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene. Oh, ma bene, è strano sentire un poliziotto emozionato comunque. No. Allora, perché Nicola Assuntore, tu che ruolo ricopri all'interno delle Fiamme Oro? Raccontaci. Allora, io sono il direttore sportivo della squadra di ciclismo femminile e in più mi occupo anche della fase del concorso per arruolare i nuovi atleti. Perfetto, per tutte quante le discipline, ecco, a prescindere dal ciclismo. Perfetto, ecco, proprio qui volevamo arrivare. Allora, noi spesso durante la nostra trasmissione, anzi io personalmente, ho detto che l'unico modo per le atlete donne per poter andare avanti, se vogliono rimanere in Italia, perché all'estero poi ovviamente il discorso è diverso, sì, certo, l'unico modo per poter avere un po' le spalle coperte e per poter fare attività ciclistica ad alti livelli è sicuramente quello di entrare all'interno di un corpo militare. Tanto è vero che negli ultimi anni la nazionale azzurra per il 90%... Sarebbe più corretto dire... una sì, forza di polizia, perché una non forza siamo di polizia, militare. È vero, voi non esatto, siete un corpo militare, esatto, è vero, giusto. E anche le Fiamme Azzurre lo sono. È vero, diciamo quindi all'interno di un corpo. Però la cosa più difficile è quella di, prima di tutto, avere a disposizione un concorso, perché sappiamo che in generale gli enti pubblici ultimamente, complice anche la crisi, non riescono a farne tantissimi. Questa volta... da parte delle Fiamme Oro c'è proprio la volontà di costruire una squadra di ciclismo competitiva e quindi è in atto un reclutamento che coinvolgerà 45 donne, non solo per quanto riguarda il ciclismo, ma anche per quanto riguarda altri settori. 45 tra uomini e donne. Tra uomini e donne, perfetto, ecco, hai fatto bene a specificarlo. Raccontaci, come è possibile partecipare, ma soprattutto perché è così importante partecipare? Allora, il bando è un concorso pubblico a titoli, e per titoli si intendono titoli sportivi. Allora, i requisiti fondamentali per poter partecipare, se parliamo in generale, nello specifico del ciclismo è la stessa cosa, insomma, comunque io parlo in generale. I requisiti per poter partecipare sono, oltre quelli per fare il normale poliziotto, quindi cittadinanza italiana, non avere precedenti, alcune caratteristiche fisiche dell'altezza, eccetera, insomma, i requisiti, diciamo, normali per fare il poliziotto. Servono dei requisiti sportivi, e questo è un concorso riservato ad atleti che poi, finita la loro carriera sportiva, diventeranno poliziotti. Quindi ci sono questi titoli sportivi che sono, uno, che devono essere atleti di interesse nazionale, che è una qualifica che viene rilasciata dal CONI, ovvero oppure in alternativa dalla federazione sportiva competente, in questo caso la Federazione Ciclistica Italiana. E oltre ad essere classificati atleti di interesse nazionale, devono avere anche almeno un titolo sportivo tra quelli ammessi a concorso. E per titoli sportivi si parte, diciamo, dal massimo livello, che sono le Olimpiadi, Mondiali, Coppa del Mondo, Campionati Europei e Campionati Italiani, sia assoluti che di categoria, dove il titolo più basso accettato è il 15° posto. Diciamo, quindi, per poter partecipare, il titolo più basso che serve è essere almeno 15° in un campionato italiano ed essere atleta di interesse nazionale.
Ovviamente ogni titolo dà diritto a un punteggio, e più il titolo è importante e più il punteggio sarà alto, quindi uno che partecipa a un mondiale e arriva terzo avrà più punti rispetto a uno che fa un europeo, arriva terzo e così a scalare, insomma, quindi influisce sia la posizione che conseguono nella competizione e sia l'importanza della manifestazione. Portando questi due parametri si ottiene il punteggio che lo stabilisce la commissione esaminatrice prima della selezione, poi vengono assegnati in base ai titoli presentati, poi valgono ovviamente anche le presenze in nazionale, il ranking se è posseduto e così. Insomma, questi sono, diciamo, in linea di massima i requisiti per partecipare al concorso, quindi avere un'idoneità fisica per fare il poliziotto e avere dei titoli sportivi. Ecco, diciamo anche poi, che è possibile partecipare da tutta Italia, no? Quindi atlete... Certo, questo diciamo è la fase iniziale, cioè nel senso se uno pensa di avere questi requisiti, ovvero che atleta interesse nazionale ha almeno un titolo valutato elencato, può partecipare al concorso. Per partecipare è semplicissimo, perché la domanda si fa online, basta andare sul sito della Polizia di Stato, entrare nell'area concorsi, entrare nell'area Fiamme Oro e vedrà benissimo che c'è il bando di concorso a 45 posti e da là potrà fare domanda online, quindi compilare un format online e inviarlo. Solo nel compilare verrà richiesto ad un certo punto della compilazione di allegare i titoli e dovrà allegare in formato PDF il modulo che viene rilasciato dalla federazione, che anche quello è allegato al bando di domanda, compilare la federazione sui titoli posseduti, se no non potrà andare avanti, diciamo, nella compilazione della domanda. Poi terminata la fase diciamo di acquisizione delle domande, ci sarà una selezione da parte dell'ufficio concorsi delle domande ritenute idonee che rispettano quei requisiti e verranno fatte a visita medica i candidati ritenuti idonei, e tra quelli che superanno le visite mediche e attitudinali, perché noi facciamo sia visite mediche psichiche e attitudinali, per attitudinali intendo l'attitudine a fare il poliziotto, una volta superata questa fase di visite mediche che dura, se non ci sono problemi, 4 giorni, vengono valutati i titoli. E per ogni disciplina messa a concorso, disciplina e specialità, viene fatta una graduatoria e il primo che arriva nella graduatoria andrà al corso di formazione e poi dopo verrà assunto in polizia e farà l'atleta delle Fiamme Oro. Esatto, e cosa molto importante è che quest'anno il concorso è aperto a chi pratica ciclocross. Benissimo, perfetto, sì. Allora, il bando online spiega tutto, questo che ho detto io, diciamo, in linea, diciamo così, generale, per far inquadrare più o meno di che cosa stiamo parlando. Quest'anno sì, abbiamo aperto il ciclocross come Polizia di Stato, è il primo anno che apriamo, c'era la volontà di, perché noi siamo entrati nel 2015 il primo anno, abbiamo aperto il ciclismo nel 2015, adesso parliamo proprio di ciclismo specifico, come attività concorsuale. Noi abbiamo aperto nel 2015 arruolando 3 ragazze, all'epoca bandimmo ciclismo strada, specialità corsa in linea e cronometro. Facemmo il concorso pubblico con la procedura che me l'ho detto, parteciparono 3 diverse ragazze, prendemmo le prime 3. Prendiamo le prime 3 perché stavamo aprendo la squadra, quindi non avevamo nessuno, quindi ci fu un arruolamento importante, diciamo. E mi ricordo che vinse all'epoca il concorso Elisa Longo Borghini, seconda Pussotria Bertizzolo, che era una giovane juniores molto titolata, e terza Maria Giulia Confalonieri. E loro sono 3 che attualmente sono agenti di polizia e stanno con noi. E poi abbiamo avuto una grande soddisfazione, insomma, anche di Elisa, che quest'anno ha vinto la medaglia di bronzo. Quest'anno le Fiamme Oro hanno il bronzo olimpico in squadra su strada, cioè mica roba da poco, E anche il bronzo europeo, allora. Esatto, anche il bronzo europeo. Io ovviamente ho citato bronzo il europeo. Titolo più importante. Però certo. Diciamo l'atleta più rappresentativa a livello italiano, questo lo possiamo dire senza dubbio, insieme a Elena Cecchini, direi, perché poi alla fine Elena è una grande atleta, certo. E poi dopo il primo anno quindi abbiamo aperto in questo contesto, poi il secondo anno, cioè nell'anno olimpico, abbiamo privilegiato, diciamo, una specialità olimpica che era
il quartetto dell'inseguimento, quindi l'inseguimento su pista femminile. Abbiamo avuto la possibilità di bandire un solo posto e vinse all'epoca Beatrice Bartelloni, insomma, e anche lei andò a Rio, col quartetto arrivarono quinte, insomma, quindi anche lei ci ha dato soddisfazioni. E poi quest'anno abbiamo deciso, insomma, la presidenza, i dirigenti nostri, insomma, in base al panorama teatrale nazionale, eccetera, abbiamo deciso di aprire una specialità di fuori strada, e qui abbiamo aperto il ciclocross con grandi aspettative per il futuro, sono sincero, grandi aspettative, c'è sempre la remota speranza che un domani possa diventare anche questa disciplina olimpica, lo sport delle Olimpiadi invernali, che ogni tanto se ne parla, non se ne parla, però diciamo noi ci abbiamo investito a priori. E questo ovviamente è molto molto lodevole, fa anche ovviamente stiamo parlando sempre di ciclismo femminile noi, certo. Come siamo oro per anni e stiamo cercando una ragazza forte faccia ciclocross, le procedure sono queste, ovviamente la ragazza, l'atleta più titolata, una volta superata la fase concorsuale, è quella che otterrà il maggior punteggio, quindi quelli che contano sono i titoli sportivi conseguiti, il periodo utile ovviamente per il conseguimento di questi titoli sportivi, non l'ho detto prima, è l'ultimo anno solare, se no potrebbe partecipare anche, non lo so, la Caniz, nell'ultimo anno, quindi i titoli sono validi dal 31 gennaio 2016 al 2 marzo 2017, cioè fino al 2 marzo, quindi i titoli conseguiti in questi 13 mesi sono i titoli ammessi. Ecco. L'ultimo anno, quindi stiamo cercando questa ragazza e poi cerchiamo anche una pistard che faccia l'omnium, insomma, come disciplina olimpica l'omnium, insomma, ci interessa molto, insomma, una ragazza forte che faccia, certo, anche questo quindi è molto importante, lo sottolineiamo. Nicola, io ti ringrazio, sì, e ti auguro anche buon lavoro non solo con le Fiamme Oro, perché adesso sei anche responsabile insieme ad Antonio Liverani del Movimento Femminile del Lazio, del Comitato Regionale, esatto, quindi sì, insomma, sì, ho avuto l'onore di essere nominato dal presidente Zanon, di essere insomma inserito in questo contesto, speriamo di fare bene, noi ce la mettiamo tutta, insomma. Stai parlando come un atleta, stai parlando, eh? No. Beh, certo, questo lavoro, un approccio da atleta ce l'ha sempre. C'è sempre, certo. C'è sempre, assolutamente. C'è sempre, sì. Grazie ovviamente a tra l'altro, ecco, Marco dice, chi meglio di te, Carlo, può consigliare una forte atleta che pedala nel fango, ma io un atleta già l'ho segnalata alle Fiamme Oro, poi vedremo se riuscirà ad entrare, perché chiaramente poi bisogna vincere il concorso. Grazie a Nicola Assuntore. Un concorso a titoli molto trasparente, cioè nel senso che chi ha più titoli è la lista spesa, quindi alla fine uno fa la somma, cioè chi ha più punti entra. Certo. Va bene, ok Carlo. Grazie, no, ciao Nicola, buona buon serata. Lavoro e ci risentiamo. Grazie. Fuggiamo da sta. Si parte stasera. È meglio domani. La ricerca Mavic nasce dalla passione per il ciclismo. Ruote, abbigliamento, caschi e altri accessori che offrono una performance e un'affidabilità senza pari. Mavic ha realizzato idee pionieristiche e la ricerca continua ancora grazie al dialogo con tutti coloro che praticano il ciclismo. Tutto con gli inconfondibili colori, giallo e nero. Visita il sito www.mavic.it per conoscere tutti i prodotti, per la strada o per il fuoristrada. Mavic, performance e affidabilità senza pari. La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi. BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46. Cicli Castellaccio, il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Vivia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare.
Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077-3632-619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia. Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Prenota la tua vacanza a Livigno con Ultimo Chilometro. Gli Alpine Hotels Livigno ti coccoleranno nelle loro quattro meravigliose strutture. Hotel Vivio, nel centro di Livigno, con la sua rilassante area wellness. Alpine Village Hotel, ideale per una vacanza in bicicletta o sugli sci. Hotel Larice, interamente eco-friendly e con un sushi bar. Hotel Allegra, per i più giovani, tanto divertimento e sport. Vieni a conoscere le strutture su www.alpinehotelslivigno.it o chiamalo 0342 996137, e se prenoti a nome di Ultimo Chilometro avrai uno sconto sulla tua vacanza. Alpine Hotels Livigno, la vacanza perfetta fra sport, benessere, relax e shopping. Oh, seconda parte di Ultimo Chilometro, ancora Carlo Gugliotta in voce con voi come ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 in diretta streaming su bikelive.it. Continuate a scriverci sul nostro gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su bikelive.it, perché potete ascoltarci in streaming. Oh, finalmente Cremonini, no, non perché Cremonini, ma semplicemente perché tanto da stasera ci tocca seguire. No, basta, la nostra regia mi sta facendo odiare Sanremo prima che inizi il festival. No, noi chiamiamo il ciclismo, quando diciamo Sanremo pensiamo a un'altra cosa. Credo che pensi a quella corsa anche il nostro prossimo ospite che abbiamo in collegamento telefonico, Manuel Belletti. Ciao Manuel. Ciao, buonasera a tutti. Manuel, ma tu che rapporto hai con Sanremo? Cioè, prima col festival, poi con la corsa. Ma guarda, col festival non lo seguo molto, non l'ho mai seguito, quindi un rapporto un po' distaccato. Mentre con la corsa dolce e amaro, diciamo. Però è vero, è anche perché poi tra l'altro quest'anno la Villiers Selle Italia è una delle squadre invitate per la Milano-Sanremo, quindi parteciperete, e diciamo che anche la fortuna di poter vantare due capitani. Sì, sì, diciamo che due capitani, sicuramente Pippo Filippo Pozzato è l'uomo di riferimento, e cercheremo di dargli una mano, quindi diciamo che quel giorno si partirà tutti per lui. Certo. Poi se nel finale speriamo di trovarci davanti in più corridori della nostra squadra, tanto meglio, però diciamo che è la sua corsa e cercheremo di aiutarlo e supportarlo al meglio. Sì, questo è vero, anche perché poi Pippo ha sempre dimostrato, no, che quando ha dei colpi di genio riesce comunque ad andare vicino, comunque anche a fare un bel risultato. Tra l'altro immagino che per voi anche domenica alla Iguaglia punterete forte su di lui, visto che ha già vinto tra l'altro alla Iguaglia, Filippo. Sì, ha dimostrato comunque di avere uno stato di forma in crescita, e spero soprattutto per lui che
che possa essere là davanti a giocarsi le sue carte, perché comunque, come hai detto tu, la Sanremo si avvicina e potrebbe essere un grande stimolo. Io questa corsa la guarderò, fra virgolette, in TV, perché non sarò al via di quest'anno delle Gueglial, ma partirò per il Tour del Man. Bene, vabbè, quindi comunque una corsa molto prestigiosa anche per te, che andrai a fare una corsa in Oman, forse anche più adatta alle tue caratteristiche magari rispetto alla Gueglial, che comunque, diciamocelo Manuel, è una corsa dura. No, assolutamente, è una corsa dura, una corsa impegnativa che negli ultimi anni ho visto vincere e trionfare comunque corridori di un certo spessore. Non è più un tracciato, diciamo, come qualche anno fa, dove ci si poteva aspettare diversi tipi di arrivi, anche arrivi di gruppo ristretto addirittura, ma adesso è una corsa selettiva, quindi una corsa dura, impegnativa. Veniamo a noi, Manuel. Domenica, facendo un passo indietro, a Donoratico, il Gran Premio Costa degli Etruschi, seconda posizione per te. A bocce fredde, diciamo, è prevalso di più l'amaro in bocca, oppure comunque la soddisfazione di arrivare dietro un Diego Ulissi che è stato assolutamente stratosferico? Ma guarda, ti dico la verità, io sono un po' di amaro in bocca ce l'ho, perché comunque sia poteva finire diversamente la corsa se qualche altra formazione avesse diciamo collaborato con noi senza darsi per battuto dall'inizio, e però allo stesso tempo, come hai detto te, tanto di cappello Diego, perché comunque ha dimostrato in salita di essere nettamente superiore e ha fatto veramente un grande numero. Quindi è vero che il ramare è per il secondo posto, ma è comunque dietro a Diego Ulissi e non a un corridore qualsiasi. Arriva una domanda per te dal nostro ascoltatore Andrea, che ci scrive sul nostro gruppo Facebook Io ascolto il ciclismo alla radio. Complimenti a Belletti per il Gran Premio Costa degli Etruschi, perché ha vinto con facilità la volata, peccato che non sono riusciti a riprendere Ulissi, e ti pone questa domanda: qual è il tuo obiettivo più importante per questa stagione? Guarda, io l'obiettivo più importante penso sia anche quello della squadra. Noi quest'anno abbiamo avuto l'onore e la fortuna di essere ancora invitati al Giro d'Italia, quindi sia per me che per la squadra sarebbe molto importante raccogliere un buon risultato in questa corsa. E detto questo, comunque sia, non ho una corsa in particolare da cerchiare il rosso, ma spero di essere continuo e di raccogliere risultati con continuità da inizio a fine stagione. Anche perché la continuità porta poi eventualmente anche a un buon piazzamento di squadra all'interno di quella che non si chiama più Coppa Italia, ma si chiama Ciclismo Cup, che è comunque l'obiettivo principale per una squadra professional come la vostra. Sì, è un obiettivo grande, perché comunque vincere questa speciale classifica ti dà la garanzia, appunto, di partecipare al Giro d'Italia e di passare, tra virgolette, una preparazione tranquilla, che non è assolutamente cosa da poco. Quindi anche quest'anno cercheremo di lottare fino alla fine e di portare a casa questa classifica per essere tranquilli per il Giro d'Italia poi dell'anno seguente. Che poi, Manuel, io ti faccio anche una considerazione, lo dico in maniera un po' campanilistica perché sono italiano, insomma, quest'anno al Giro d'Italia ci saranno tantissimi big, obiettivamente, no? Perché, insomma, Aru, Nibali, Quintana, ci saranno tanti uomini che non hanno le tue caratteristiche perché lotteranno per la classifica generale. Per un uomo come te, forse, può anche essere importante il fatto che tanti velocisti stanno pensando un po' di disertare l'appuntamento col Giro d'Italia, perché chi sta nelle World Tour magari va al Giro della California, va a fare altre corse all'estero, insomma. Quindi magari per te al Giro d'Italia si potrebbe puntare anche a qualcosa di grosso. Ecco, a te piace il percorso del Giro d'Italia? Ci sono delle tappe nelle quali magari, insomma, puoi esprimerti al meglio?
Allora, come hai detto te, il Giro d'Italia quest'anno ha un bel percorso. Io non ho una tappa in particolare che mi sono segnato, ho visto comunque che nell'ultima settimana ci sono pochissime volate, quasi si può dire nessuna, quindi come hai detto te magari qualche velocista opterà per altre gare. Io dal lato mio spero di essere presente nelle ore di arrivo e magari conquistare un'altra tappa come nel 2010. E i percorsi sicuramente, a parte le volate, posso, ho la fortuna di magari, se sto bene, di reggere anche in tappe intermedie e quindi di provare a giocarmi le carte anche con una fuga da lontano. Quindi in questo caso l'importante sarebbe davvero fare un colpo grosso con una tappa, purché sia, senza dirne una in particolare. Certo, o in fuga o in volata, comunque l'importante è cercare di conquistarla, magari nella prima parte del giro, perché per l'appunto nella seconda parte, insomma, quest'anno il giro è veramente tutto all'insù, quindi esatto. Diventa un po' difficile per voi velocisti effettivamente cercare anche di portarlo a termine, quindi quello sarebbe forse un altro obiettivo importante per te. Manuel, noi ti ringraziamo, non so che temperatura faccia dalle tue parti in Emilia Romagna, però insomma credo che dovrai prepararti al caldo dell'Oman, quindi ecco, ti faccio un grosso in bocca al lupo per le future corse e a presto. Grazie a Manuel Belletti. Crepi il lupo, grazie mille, ciao a tutti. Attenzione, perché è arrivata una notizia proprio dell'ultima ora dal nostro main sponsor Vidia, del quale vi ho parlato precedentemente. A partire non da oggi ma tra qualche giorno, perché mancherà ancora qualche giorno prima dell'uscita ufficiale, però saranno a disposizione di tutti non solo gli oli, le creme, quindi tutti i prodotti alimentari, ma tenetevi forte anche le marmellate, confettura extra alla mela cotogna e alla pera. Quindi a questo punto possiamo dire che Vidia pensa a tutto, al pranzo, alla cena, alla colazione, alla merenda, anche perché una bella merenda con pane e olio, obiettivamente direi che nonostante passino tanti anni e ci siano tante merendine e tante altre cose, è la merenda più genuina che esista, soprattutto se utilizzate un olio genuino come quello Vidia. Ricordo il numero di telefono, lo 0773 632619, questo è il numero di telefono per avere i prodotti Vidia direttamente a casa vostra, quindi mi raccomando, chiamate a nome di Ultimo Chilometro. La faccio finita. Oh, adesso andiamo a fare visita in casa Bardiani CSF e sono molto felice di avere in collegamento telefonico con noi il direttore sportivo Stefano Zanatta. Ciao Stefano. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Oh, con Stefano Zanatta, dicevamo, andiamo a fare visita in casa Bardiani CSF perché da questa sera, anzi da quest'oggi, è iniziato un interessante ritiro in Toscana. Interessante perché non ci saranno solo i corridori della Bardiani CSF, ma ci saranno anche alcuni corridori che militano in squadre under 23, quindi alcuni dilettanti che voi avete messo nel mirino. Raccontaci come si svolgeranno queste giornate, Stefano.
Ma diciamo, per noi era necessario un attimino ritrovarsi con la squadra per provare un po' le bici da cronometro in vista della Tirreno e diciamo della stagione, in quanto nel mese di dicembre non eravamo riusciti a fare alcun lavoro e alcuna sistemazione. E con l'occasione, discutendo un po' con Reverbi, Roberto e con Cucinotta, abbiamo pensato di inserire nel gruppo per fare un primo approccio con questi ragazzi che sono un po' nell'orbita della nostra squadra per il futuro. E così abbiamo convocato il loro team, se c'era la possibilità, e sono venuti volentieri così. Adesso lavoriamo un pochino con loro, soprattutto per conoscerli, per fargli vedere un po' il nostro ambiente e noi per conoscere loro, capire che tipo di atleti sono, che persone sono, che anche che sogni hanno per il futuro. Soprattutto c'è un po' di instaurare un tipo di rapporto per avere meno problemi poi quando arriveranno, se arriveranno da noi. Questo poi è molto importante, no? Perché spesso si parla di Bardiani come squadra importante, come vivaio giovanile italiano e addirittura nel recentissimo passato anche come vivaio della nazionale italiana. Questo perché, per l'appunto, voi fate un lavoro lungimirante, mi viene da dire, cioè voi già da adesso avete adocchiato alcuni corridori che potrebbero interessarvi. Sì, questa è sempre stata un po' una scelta di Bruno, soprattutto di trovare dei ragazzi giovani da poter far crescere nelle squadre dilettanti e poi prepararli, diciamo, un po' il salto di categoria negli anni a venire. E io, portando la mia esperienza fatta soprattutto in Dickigas, dove scegliamo i ragazzi già per tempo e proponevamo questo tipo di incontri durante la stagione per poter analizzare, vedere le reazioni agli sforzi, per capire come erano un po' abituati, che abitudini avevano, se sono un po' organizzati anche mentalmente per affrontare poi il mondo del professionismo, tutte quelle piccole sfaccettature che necessita un atleta di alto livello, quindi dall'alimentazione all'uso della bici, alla posizione, al modo di curarsi, al modo anche per capire come vivono, dove vivono, e soprattutto, come dico, più informazioni riusciamo a ricevere dai ragazzi prima di averli sotto contratto, credo che sia un po' un guardare avanti. Sì, sì, decisamente. Venendo all'organico 2017 della Bardiani, in tanti si domandano come sta Giulio Ciccone e a che punto è la sua preparazione. Ma Giulio adesso sta bene, ha iniziato ad allenarsi con pieno ritmo, è qui con noi, sta facendo un po' di lavori differenziati assieme ad Albanese, che anche lui aveva avuto un piccolo problema, e contiamo che nel giro di un paio di mesi, per aprile, possa essere di nuovo già alle gare, in quanto il programma nostro prevede le gare già impegnative con la Tirreno e la Sanremo, alle quali appunto non parteciperà, però dopo vedremo soprattutto di recuperarlo al meglio per poter essere presenti al Giro d'Italia. Questo è il nostro obiettivo. Assolutamente. Nicola Bohème è reduce da un inizio di stagione molto importante, insomma, in queste prime gare al Dubai Tour ha ottenuto degli ottimi piazzamenti. Sì, diciamo che Nicola è un corridore dal potenziale enorme e molte volte non se ne rende conto nemmeno lui, e quindi dimostrato già negli anni passati, l'ultimo 2 anni fa quando ha vinto la tappa al Giro d'Italia, e quest'anno si trova un po' con la responsabilità, non avendo più in squadra un leader come era fino all'anno scorso col Brelli, quindi i più anziani e più dotati fisicamente cercheremo di portarli perché possano ottenere i buoni risultati. Ha avuto, diciamo, una buona preparazione, si è un po' mentalizzato anche lui su questo tipo di lavoro e di responsabilità, e già da Dubai ha dimostrato di andare bene. Ha perso, diciamo, un piazzamento per una disattenzione nel finale dell'ultima tappa, però questo non toglie che stia bene, quindi le gare che andremo a fare sarà sicuramente uno dei nostri leader per poter fare il risultato. L'ultima domanda per Stefano Zanatta riguarda
uno dei leader della Bardiani, perché poi noi ogni anno facciamo questa domanda a Roberto Reverberi, stavolta la facciamo a te. In tanti si domandano e si chiedono cosa può fare quest'anno Stefano Pirazzi, perché è sempre difficile andare a immaginare cosa può fare, no? Un corridore dalle grandi potenzialità che comunque finora è riuscito a esprimere fino a un certo punto. Dici... Ma sai Stefano, diciamo, lo conosciamo un po' tutti, io l'anno scorso ho lavorato assieme, ho cercato di entrargli un po' nella testa anche per poter avere dei risultati che gli competerebbero, perché come dici te in certe situazioni è veramente forte e spreca moltissimo in gara, corre diciamo in un modo disattento e magari perde le occasioni buone per poter ottenere un buon risultato. Quest'anno si è allenato come sempre, cioè ha fatto la prima gara qui ad Onoratico anche in supporto agli altri, però sta bene, e però lavoriamo anche con lui, diciamo, pensando di poter fare un buon le gare più che gli sedino di più, come il Giro del Trentino e soprattutto il Giro d'Italia, cercando di trovargli un po' la via migliore perché ottenga i risultati che, come dicevo, che gli competono per le qualità, per il fisico che ha, per la forza che ha. C'è fiducia, insomma, ecco, e questo è l'importante. Sì, ecco, sì, insomma, sì, anche perché appunto è un corridore ormai il veterano della Bardiani CSF, e quindi ormai ha anche una deve certa dare dose. Buon esempio ai giovani. esatto, e ha una bella dose di esperienza, quindi magari che può iniziare a far fruttare durante le corse. Grazie a Stefano Zanatta per essere stato in collegamento con noi, ci vediamo alle corse Stefano, buona serata. Grazie a voi e buona serata. Oh, questa era l'ultima intervista prevista per stasera. Prima di salutarvi, però, io vorrei rimandarvi alla pagina Facebook dell'Hotel Bivio. Perché questa sera, ricordiamo, l'Hotel Bivio fa parte della catena Bivio Life Livigno, della quale fa parte anche l'Alpen Village Hotel di Livigno, del quale noi in genere parliamo, perché l'Alpen Village Hotel di Livigno è il cosiddetto hotel per sportivi. Ma siccome io stasera mi sento un po' meno sportivo e avrei voglia di coccole, vado a parlarvi dell'Hotel Bivio. Perché l'Hotel Bivio sorge proprio nel pieno centro di Livigno e all'interno non ci sono delle vere e proprie camere, ma ci sono delle suite. Lo so, lo dico con questa voce un po' così, no? Con la voglia di essere coccolati. Le suite ci sono quella chiamata Livigno, la suite Dolce Vita e la suite Infinity. Pensate che all'interno del Bivio c'è una spa molto curata e molto molto grande, con sauna, bagno turco, possibilità di massaggi e quant'altro, ma c'è soprattutto, pensate un po', la possibilità di fare un'ora di spa, di trattamento benessere privato, nel senso che andate voi da soli, con la vostra compagna, con i vostri figli, con chi volete, e potete fare quindi una bellissima area wellness privata, solo ed esclusivamente per voi, per un'ora intera. Nuovissima area beauty e wellness, ovviamente l'area è panoramica, quindi mentre voi fate i massaggi vedete tutto il panorama intorno a Livigno. Trattamenti rivitalizzanti viso e corpo, massaggi terapeutici rigeneranti e rilassanti, prodotti naturali ed esclusivi delle migliori marche, il centro abitato suggestivo, quello di Livigno, insomma, quindi tante tante attrazioni per una vacanza di puro benessere. Poi non dimentichiamo anche il bistrò e la cantina, perché se voi prenotate per la mezza pensione o per la pensione completa, per la cena ci sarà un fantastico buffet di antipasti, poi tanta scelta di primi, secondi e di contorni, ma soprattutto
anche il Bivio Cantina, tramite la quale c'è la possibilità di degustare tanti tanti prodotti, tanti tanti vini e ovviamente abbinati al cibo. Per prenotare all'Hotel Bivio potete telefonare direttamente la struttura alberghiera chiamando a nome di Ultimo Chilometro. Il numero di telefono è lo 0342 996137. Ripeto ancora una volta, chiamate a nome di Ultimo Chilometro l'Hotel Bivio allo 0342 996137. È tutto per quanto riguarda questa puntata di Ultimo Chilometro. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre con il solito orario, ovvero dalle 18.30 alle 19.30. Stasera che fate? Guardate Sanremo? Diteci. No, aspetta, fermi. C'è poi una piccola frattura, vediamo un po' se riuscirà a chiudere. Se riuscirà a chiudere Fabian Cancellara. Attenzione. Stanno rientrando là dietro. Attenzione Gianluca Brambilla, caduta di Gianluca Brambilla. Proprio la caduta di Brambilla, c'è anche Buanni, occhio a Buanni. Attenzione, mi sembra Debuscher che ha lanciato lo sprint con Grevan Avermaet sulla sua ruota, siamo a 200 metri dal traguardo. E poi c'è Brassano Buanni, ormai in vista del traguardo, salto di catena per Buanni, è fuori dai giochi, rischia di essere fuori dai giochi Nasser Buanni con Arnaud Demar. Oh, noi abbiamo, in attesa del vero Sanremo, ovvero della Milano-Sanremo, abbiamo deciso di riascoltare la vittoria dello scorso anno e quindi insomma vedremo quest'anno come andrà la Milano-Sanremo. Noi sicuramente ci risentiamo martedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19.30 con Ultimo Chilometro. Per quanto mi riguarda è tutto, l'augurio di una buona serata da Carlo Gugliotta. Alla mia porta, arrivi tu. Ultimo Chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolan. La gola che chiede da bere, c'è una...